Oggi sono il vostro incubo più grande. Mi scuso a nome di Dino Barbera, che non ha potuto essere qua in questa giornata, perché è stato incaricato dalla federazione di seguire le note vicende, penso che tutti ormai lo sappiamo, del caso Maglia, per cui è impegnato in altra sede in riunioni con la SIN per cercare di trovare una chiosa comune in modo da risolvere, si spera, in maniera positiva questa cosa. Io mi scuso se non sono bravo come Dino Barbera, che è un guru a livello nazionale, portate pazienza ancora per 20 minuti. Si parla di radiologia complementare e autonomia professionale, laddove per radiologia complementare si intendono tutte quelle procedure diagnostiche, interventistiche, eccetera, che possono essere svolte, anzi che vengono svolte con l'ausilio dell'assistenza radiologica da altri specialisti che non siano il medico di radiologia, il medico radiologo. E queste procedure possono avvenire sia in radiologia, RCP, biopsie transbronchiali, eccetera, interventistica, oppure e molto più frequentemente all'esterno della radiologia, il caso più eclatante sono le sale operatorie. All'interno di queste procedure, naturalmente, il tecnico è sempre presente ed è chiamato ad operare in completa autonomia e indipendenza. Qual è il grado di autonomia e di responsabilità del tecnico di radiologia? Vediamo un attimo di scoprirlo insieme. Le attività radiodiagnostiche complementari sono regolate dal decreto legislativo 187 del 2000. Come tutte le attività che richiedono l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, dove l'articolo 2 si recita che l'attività di ausilio diretto al medico chirurgo, specialista o all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina. Questa è la definizione per attività radiologiche complementari. Sempre nello stesso decreto, l'articolo 7.4, le attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l'intervento stesso o dall'odontoiatra nell'ambito della propria attività professionale specifica. Sappiamo benissimo che l'odontoiatra lavora privatamente, si arrangia per i fatti suoi. Il nostro rapporto all'interno di questo tipo di attività di radiodiagnostica è da intendersi quasi esclusivamente con gli specialisti clinici chirurghi. Sempre nel decreto 187, l'articolo 5.3, dove si parla di responsabilità, si dice che gli aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo specialista al tecnico di radiologia o all'infermiere pediatrico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze professionali. Un appunto su questo articolo. Chiaramente i tecnici di radiologia non lo gradiscono per niente perché vi sono una serie, a mio avviso, di contraddizioni. In prima istanza una delega che noi difficilmente digeriamo in quanto siamo lì, è il nostro lavoro, sono le nostre competenze e non si capisce, o meglio, si capisce, ma noi non accettiamo che venga visto come delega questo tipo di lavoro. E l'altra è l'addizione che possono essere delegati all'infermiere o all'infermiere pediatrico. Vi sono alcune chiavi di lettura di questa addizione. Qualcuno dice che, essendo stata tradotta pedissequamente da un testo anglosassone, è stato inteso il termine nursing come infermiere, mentre in realtà voleva indicare il termine di assistenza. Di fatto questo è stato poi quello che è stato riportato e questo è quello che noi dobbiamo gioco forza accettare. L'altro aspetto è che, e lo vedremo meglio dopo, l'infermiere o pediatrico non ha quelle conoscenze in campo radiologico che abbiamo noi, per cui non si capisce come possa poi avere delegata questa procedura. Verosimilmente si pensa che con la dicitura ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze professionali all'infermiere
si dica all'infermiere: tu fai le tue procedure secondo le tue conoscenze, ma non in campo naturalmente radiologico. Sempre sugli aspetti pratici, le azioni connesse ad una qualsiasi disposizione, gli aspetti pratici sono le azioni connesse ad una qualsiasi esposizione di cui l'articolo 1. L'articolo 1 parla di tutte le modalità di esposizione, per fini diagnostici, per screening, eccetera. Qual è la manovra di attrezzature radiologiche e la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazioni, le calibrazioni e la manutenzione dell'attrezzatura? Qui c'è già una risposta a quell'altro articolo. Quando si va a parlare di parametri tecnici e fisici, compresi le dosi di radiazioni, le calibrazioni, capiamo bene che l'infermiere non è in grado di supportare tutta questa serie di attività. Quando invece si parla di manutenzione dell'attrezzatura, anche qui prendiamo le distanze, o meglio, capiamo bene come si intende, cosa si intende per manutenzione. Sappiamo benissimo che queste apparecchiature sono particolarmente sofisticate, sono molto delicate. È evidente che il tecnico di radiologia non si mette a fare manutenzione, ci vogliono l'ingegneria clinica piuttosto che delle ditte specializzate per fare queste cose. Ma la manutenzione è da intendersi mantenere l'apparecchiatura controllata in ottimo stato di lavoro e segnalare per tempo adeguatamente qualora si possano verificare dei guasti o dei disguidi. Sull'autonomia, sempre qui siamo al decreto, ai profili professionali, decreto 746, articolo 1.2 dice: il tecnico di radiologia è l'operatore sanitario abilitato a svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Quindi sull'autonomia direi che ci siamo decisamente. La responsabilità, sempre i profili professionali, il tecnico di radiologia è l'operatore sanitario che in possesso di tutta una serie di requisiti è responsabile dagli atti di sua competenza ed è quindi autorizzato ad espletare indagini e prestazioni radiologiche. E qui siamo ancora al binomio tra l'autonomia e la responsabilità. Oramai dobbiamo abituarci a ragionare in questi termini: laddove c'è un'autonomia professionale, d'altro canto comporta l'assunzione di responsabilità. Il collega Dino Barbera ha fatto poi l'etimologia della parola autonomia, deriva dal greco autos e nomos. Io non sarei stato capace naturalmente di farlo. Autos se stesso, nomos legge, per cui come definizione di autonomia è il diritto di autodeterminarsi e di amministrarsi liberamente, nel quadro di un organismo naturalmente più vasto, senza ingerenza altrui nella sfera di attività loro propria, sia pure naturalmente sotto il controllo di organi che debbano garantire la legittimità di questi atti. Nel glossario giuridico si è andati a vedere il termine responsabilità. La responsabilità in termine generale è intesa come la capacità di prevedere e valutare gli effetti dei propri comportamenti e le azioni, che rendendo conto poi dei risultati conseguenti. In termini giuridici più stretti, la responsabilità è un rispondere alle conseguenze derivanti da un atto illecito. E allora, se un professionista sanitario ha l'autonomia riconosciuta, come abbiamo visto, del potersi amministrare liberamente, conseguentemente poi dovrà rispondere alle conseguenze, scusate il gioco di parole, dell'eventuale atto illecito che eventualmente può avere compiuto. Il tecnico di radiologia ha quindi una propria autonomia riconosciuta nella radiologia complementare. Per tutto quello che abbiamo visto fino a questo momento, direi proprio di sì. Se questo non bastasse, c'è questo documento firmato a due mani tra la SIRM e la Federazione Nazionale dei Tecnici della Radiologia nel 2010. In quel tempo ci volevamo molto bene, adesso magari un po' meno, ma poi ritorneremo a volerci bene come tutti i rapporti quasi tra marito e moglie. C'è questo documento che rafforza quello che è stato detto in sede legislativa. Il tecnico sanitario di radiologia medica esercita la sua attività con autonomia professionale interdisciplinarmente secondo la normativa, secondo i protocolli definiti in base alle linee guida locali, internazionali,
delle associazioni scientifiche, eccetera. Ha la responsabilità anche nei confronti della persona di quello che lui è chiamato a fare. Una disamina sui verbi italiani perché danno il senso dell'importanza di quello che stiamo facendo e proprio della validità di quello che noi stiamo facendo. Quindi, previa giustificazione clinica, questo è sempre sottinteso da parte dello specialista, il tecnico di radiologia controlla e registra dei dati, verifica gli aspetti generali necessari a stabilire l'idoneità eventualmente alla procedura, adotta le tecniche più appropriate a garantire prestazioni di qualità nel rispetto delle norme di radioprotezione. Naturalmente sappiamo benissimo che più noi spariamo e più si vede bene. Probabilmente bisogna trovare il giusto mix. Fornisce naturalmente informazioni al paziente sulle materie di propria competenza, sia per quanto riguarda le tecnologie, le tecniche, gli aspetti radioprotezionistici. È responsabile sia dell'iconografia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, mettendo in atto tutta una serie di procedure concordate precedentemente con il medico radiologo, col direttore di unità operativa. E questa responsabilità viene estesa naturalmente a tutte le fasi del processo. Acquisizione, elaborazione, stampa, archiviazione e trasmissione a distanza. Abbiamo visto che ultimamente sulla trasmissione a distanza c'è qualche problema, ma cercheremo insieme di risolvere anche questi problemi. È responsabile naturalmente dell'archiviazione delle immagini quando richiesto, della registrazione delle dosi erogate ai pazienti. A proposito di questa registrazione delle dosi erogate ai pazienti, poi vi faccio vedere un paio di tabelle che secondo me sono molto utili durante l'attività di radiodiagnostica. Controlla naturalmente il corretto funzionamento delle apparecchiature, se a lui affidate, secondo determinati standard e indicatori che sono fissati. E nell'ambito della struttura in cui opera partecipa alla programmazione e all'organizzazione del lavoro, questo preso dal set, naturalmente dal 746. La delega, come ho detto prima, noi questa parola non piace molto. In quanto riteniamo che il tecnico di radiologia, per percorso formativo, per attitudini e abitudini lavorative, è l'interlocutore qualificato, oserei dire l'unico interlocutore qualificato nei confronti anche di medici specialisti non radiologi che utilizzano in modo complementare naturalmente la radiodiagnostica. Principio di ottimizzazione. Principio di ottimizzazione, qui c'è un'immagine evidentemente scherzosa sul principio di ottimizzazione. Sicuramente sono stati ottimizzati gli spazi, un pochino meno la sicurezza. Per cui facendo un parallelismo con la radiologia dobbiamo stare attenti a queste ottimizzazioni e vedere di non pregiudicare la sicurezza. Aveva fatto un lavoro Cervi, presentandolo in questa sede, sull'ottimizzazione, che a me era piaciuto moltissimo, dove si parlava di ottimizzazione e riduzione della dose in tutti quei controlli ortopedici seriati, dove probabilmente la qualità non era così importante, visto che era già stata fatta diagnosi, erano stati fatti poi gli interventi correttivi, si trattava di verificare nel tempo se la tenuta di questi device che erano stati messi, per cui probabilmente si poteva risparmiare qualcosa di dose. Naturalmente anche risparmiando qualcosa sulla qualità, però poi aveva dimostrato che i risultati poi radiografici e l'informazione diagnostica era tuttavia rilevante e permetteva poi di fare un referto corretto. E questo era, a mio avviso, un grande esempio dei principi di ottimizzazione che noi possiamo e dobbiamo fare nel nostro lavoro. Il principio dell'ottimizzazione, sempre dall'articolo 187, stabilisce che le dosi dovute a esposizioni mediche devono essere mantenute al livello più basso possibile, famosi LDR, compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica, è quello che raccontavo prima. Compiti, competenze che sono proprie della funzione del tecnico di radiologia e che fanno parte delle sue competenze professionali e delle sue responsabilità professionali. I tecnici di radiologia devono quindi essere gli operatori sanitari sempre presenti durante lo svolgimento di attività complementare radiologica che utilizzi la fluoroscopia. Ricordo, se mai ne servisse, che queste sono frasi che sono contenute in quel documento SIRM e Federazione, non è che me le sto inventando io, per cui sono codificate.
Il tecnico sanitario di radiologia medica ha la specifica competenza nel controllo dell'applicazione delle procedure tecniche, concordate naturalmente col medico radiologo responsabile dell'apparecchiatura, in particolare sull'esposizione dei pazienti durante l'esecuzione di questi esami radiologici che vengono effettuati da altri specialisti. Prendiamo il documento, questa è un'anticipazione del documento su cui sta lavorando la Federazione dei Tecnici di Radiologia e la SIRM e che probabilmente uscirà o a fine di quest'anno o nei primi mesi del prossimo anno, dove addirittura si comincia a parlare di management dell'erogazione della prestazione di diagnostica per immagini. Per cui chi magari fa tanto sala operatoria stia tranquillo, tra un po' deve farsi un master anche lui. Definizione quindi di radiologia complementare: l'indagine radiodiagnostica può essere anche svolta a completamento dell'esercizio clinico di un medico chirurgo specialista o in una disciplina in cui rientra l'intervento stesso, lasciamo perdere l'odontoiatra, raffigurandosi così come attività radiologica complementare. Questa attività naturalmente deve essere contestuale, integrata e indilazionabile alla visita clinica, questo è evidente, e non deve essere confusa né equiparata con l'esercizio professionale della radiodiagnostica, di cui l'esclusiva competenza spetta al medico radiologo. Naturalmente per queste procedure non è necessario una refertazione, ma solamente un resoconto integrativo dell'eventuale giudizio diagnostico, che tenga conto naturalmente di tutta la procedura. Penso che sia il diario poi dell'intervento, il DRG dell'intervento. Il ruolo del tecnico di radiologia in questa attività è l'unico, qui stavolta mi piace molto la SIA, è l'unico interlocutore qualificato, competente e autorizzato ex legge. Altri passaggi importanti nello stesso documento sono ancora le competenze del tecnico di radiologia, garantisce la conduzione dell'esame nel rispetto del principio di ottimizzazione, assumendo l'erogazione della dose erogata al paziente, certificandone il report nel referto strutturato ove esistente, poi vi farò vedere una tabella secondo me interessante su questa cosa, validandone l'autenticità come conseguenza di un corretto atto tecnico radiologico. È responsabile naturalmente del corretto utilizzo delle apparecchiature diagnostiche e nel corretto utilizzo di tutti i dispositivi. Conduce l'esame e quanto adesso tecnicamente correlato in autonomia professionale, quindi anche in questo caso, sulla nostra autonomia, la risposta è un sì assoluto. Ecco un piccolo esempio che utilizziamo noi a Treviglio. Abbiamo fatto questo report sulle sale operatorie, dove viene messa la data dell'intervento, cognome, nome e età del paziente, la tipologia della procedura, perché evidentemente una procedura urologica assume connotati e caratteristiche diverse rispetto, che ne so, alla riduzione di una frattura di polso seppur fatta con amplificatore di brillanza, il tipo di apparecchio che è stato utilizzato, ne abbiamo tre a Treviglio, per cui è importante anche sapere la tipologia di apparecchio e vedere quello che viene utilizzato di più, magari verranno intensificati i controlli, importantissimo il tempo di scopia. Attraverso questi dati, poi scusate, finisco poi sul tempo di scopia, gli operatori medici che svolgono questa attività, l'infermiere ferrista, gli infermieri di sala e naturalmente il tecnico di radiologia. Dicevo che è molto importante il tempo di scopia perché attraverso questi dati poi il fisico, l'esperto qualificato, sarà in grado di quantificare la dose sia al paziente ma e anche agli operatori, soprattutto distinguendo gli operatori medici e l'infermiere ferrista, che nella maggior parte delle volte non possono allontanarsi dal campo operatorio, quindi prendono le radiazioni irradiate anche dal paziente, piuttosto che l'infermiere di sala, che invece può tranquillamente durante l'erogazione di raggi X allontanarsi dalla sala operatoria. E tutto questo è stato molto interessante, molto utile qualche anno fa. Io è dal 2005 che tenevo queste tabelle, anche se non così strutturate, per un controllo mio personale delle attività. È stato molto interessante quando si è riunita, quando ha formato una nuova commissione per il rischio radiologico,
E il fisico, i componenti di questa commissione hanno chiesto ai vari primari delle unità operative un resoconto sulle attività di sala operatoria svolte con l'ausilio dell'amplificatore di Brillanza. E uscivano dei dati veramente sconcertanti, o comunque diciamo leggermente inesatti. Per esempio, venivano raddoppiati gli interventi con l'ausilio dell'amplificatore di Brillanza. E per esempio venivano messi dei tempi di scopia abbastanza a casaccio. Fortunatamente c'era questa serie di tabelle da parte mia che poi, proprio grazie o per questo, sono state strutturate in questo modo, per cui si è rientrati nella giusta attività e nell'attività che realmente era stata svolta. E questa tabella poi mi permette, a caduta, e mi riallaccio un po' al discorso che facevo prima come coordinatore, di avere sotto mano, in tempo reale naturalmente, io qui ho messo un riepilogo dell'anno, per ogni tipo di reparto quanti interventi sono stati fatti, quanta è stata la scopia in totale che è stata effettuata e qual è stato il tempo medio di scopia. Il tempo medio di scopia mi serve per sapere se in una determinata sala operatoria, se cambiano i tempi medi di scopia, vuol dire che è cambiato qualcosa nelle procedure, quindi magari c'è qualcosa da aggiustare, oppure sono state introdotte delle procedure nuove che richiedono dei tempi di scopia più elevati, oppure molto più semplicemente sono intervenuti degli operatori nuovi con il piedino particolarmente pesante. Queste sono cose che andremo a valutare. E un'altra cosa che ho inserito è il tempo di sala, perché io, come diceva prima Marco, io sono in grado in questo modo di sapere quanto tempo, io non ho personale dedicato esclusivamente alle sale operatorie, come per esempio so che avviene agli ospedali civili di Bergamo. Ci sono tre persone che alla mattina prendono, vanno in sala operatoria e quelle sono destinate lì e rimangono lì. Io questa cosa, essendo una realtà più piccola, non posso permettermela. Quando chiama la sala operatoria si stacca o il tecnico dell'ortopedia, quello si è dedicato, oppure uno dei tecnici che è addetto al pronto soccorso e va in sala operatoria. Quindi per me è molto importante sapere nel momento in cui un tecnico si stacca per andarsene in sala operatoria quanto se poi se ne starà via dalla radiologia. E abbiamo visto che più o meno per ogni intervento, facendo una media, se ne sta via un'oretta, poi due chiacchiere, eccetera. Io so che per quel tecnico non posso contare su quel tecnico per circa un'ora e mezza. E poi, naturalmente, il totale degli interventi. E questo, sempre accaduta, mi permette di fare anche un'altra cosa molto interessante, di vedere persona per persona quanti interventi ha fatto in sala operatoria. Quanto è stato, quanti te, tempo di scopia ha subito e vedere tutta una serie di cose, di dati. Per esempio, Jacopo che ha fatto 170 accessi in sala operatoria ha fatto 2 ore di tempi di scopia. Rispetto a Pierluigi che ha fatto meno accessi, però con un tempo di scopia decisamente superiore. Questo si può spiegare tranquillamente perché il collega Jacopo è uno degli addetti alla sala operatoria, scusate, dell'ortopedia, che come vediamo ha un tempo di scopia medio di 1 minuto per ogni intervento, mentre il Pierluigi è andato a farsi alcuni interventi di endoprotesi aortiche della chirurgia prima, dove vediamo che il tempo medio di scopia è di 15 minuti, per cui c'è una spiegazione e qualora queste cose cominciassero a non combaciare, si può intervenire per vedere cos'è che non ha funzionato. Conclusione 1, il tecnico di radiologia è un professionista con una sua autonomia professionale, è responsabile naturalmente degli atti sanitari a lui affidati, deve acquisire la consapevolezza che deve sapersi amministrare liberamente, nel rispetto della norma e assumendosi le proprie responsabilità. Conclusione 2, per fare tutto questo si deve senz'altro studiare, ormai questa è una cosa che ci dobbiamo portarci avanti ed è giusto che ce la portiamo avanti, deve approfondire e mantenere elevate le proprie conoscenze, le proprie competenze, deve essere padrone dell'apparecchiatura.
Non nel senso di dire questa è mia e la gestisco io, ne sono il proprietario o ne sono il responsabile. La proprietà dell'azienda, la responsabilità è del direttore di unità operativa, ma padrone delle apparecchiature in termini di conoscenza tecnologica e di proprietà d'uso. Deve essere fortemente preparato, su questo non ci piove, deve essere responsabile ed autonomo nella gestione della radioprotezione. Vi lascio con questa frase che mi ha mandato il Dino Barbera: il futuro non è più quello di una volta. Vi ringrazio ancora.